Comunque anche chi si vuole definire basico, la moda un po' più basica, deve avere comunque la propria personalità. Ciao, Jacopo Postrati, sono qua in Basicnet, di cui sono consulente da svariati anni, penso 5-6 anni. Allora, Robby di Kappa nasce negli anni 80, diciamo come icona di quello che vogliamo definire basico. Ma che cos'è il basico esattamente? Per me tutti noi abbiamo una parte di staples, cioè di basico, dentro noi stessi, dentro i nostri guardaroba che probabilmente è stato tramandato da generazione in generazione o magari viene indossato con solamente un'etica culturale diversa. Comunque l'ispirazione vera viene dal brand per cui lavoriamo, che è Robby di Kappa, che dagli anni 80, ma probabilmente anche anni 70, è stata una vera icona per gli italiani, tanto che abbiamo solamente dovuto mettere, diciamo, un'olida nel martini per dare un pizzico di bitter in più alla collezione. Assolutamente non è che è mai sparita Robby di Kappa, adesso appunto principalmente perché probabilmente tutte le nuove generazioni, che sono quelle che trainano le tendenze, si sono un po' stancati di varie stampe, super all over print e robe varie. Sicuramente brand come Robby di Kappa, di cui fanno la propria forza un capo più pulito, ha una strada abbastanza spianata da qui a 5, 6, 7, 8, 10 anni. Non a caso questa collezione, questa Fall Winter qua, comunque ha vari tratti ispirazionali presi dall'archivio, soprattutto dalle pubblicità bellissime che faceva Robby di Kappa negli anni 80. Infatti questo cardigan, per dire, io e Leo eravamo rimasti colpiti da questo font, questo ricamo e questo termine RDK, che comunque è sinonimo e abbreviazione di Robby di Kappa, e l'abbiamo portato appunto nella collezione dei giorni nostri.